amici, adesso andiamo a vedere alcuni passi, anch'essi caratteristici dello stile di Papito Alala, che lui chiamava avion con brinco, avion con mano. Poi ce n'è un altro ulteriore che è avion con brinco complicato. Bene, andiamo a vedere prima che cosa intendiamo per avion. Avion in spagnolo vuol dire aereo. Quindi in pratica la caratteristica di questo passo, brinco vuol dire salto, è che noi dobbiamo, al momento che facciamo questo piccolo brinco, andare praticamente a imitare un po' le ali di un aereo. Pa! Le donne chiaramente lo faranno in maniera stilizzata, l'uomo andando avanti, cioè andando a prendere esternamente, scusate, con i gomiti. Il brinco praticamente avviene dal momento che io ho fatto l'impulso, spingo col 6, vado avanti col 7 e a questo punto cado con tutti e due i piedi, facendo una piccola forbice. Quindi in pratica sarà 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1. Quindi praticamente sui tempi 8, 1 io atterro. Ok? Di nuovo. Pa, cucù, pa, cucù, pa, cucù, pa, cucù, pa, cucù, pa, cucù, pa. E mi volto poi a sinistra. La cosa interessante è che una volta che io giro, in realtà posso già girare non completamente fermo ma leggermente così un po' in diagonale, devo a questo punto, sollevando leggermente le mezze punte, girarmi a sinistra. Ok? Quindi sarà pa, cucù, pa, cucù, avion con brinco e mi volto e poi marco. Quindi la cosa importante è che non deve essere una cosa veloce, perché sennò non si vede. È come se nel fare questo avion con brinco qualcuno mi scatta una fotografia e io, aiutandomi anche con la testa, giro e poi marco. Però, per gli amanti dei numeri, vedrete che nel marcare in avanti marcherò sul tempo 6, perché io sto facendo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8. A questo punto, per tornare di nuovo con il 2 in avanti, si fa quel passo che è chiamato anche transizione, ovvero nel marcare indietro do un piccolo calcio, rimarco indietro e tornerò con il 2 in avanti. Perché in pratica è come se io faccio 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2. Questo è molto tipico, questo passo di transizione, perché come sapete a volte anche la musica squadra, l'arrangiatore inserisce nella partitura di 4 quarti un 2 quarti, quindi il ballerino da che ballava con il 2 in avanti si trova a ballare con il 6 in avanti, per coloro che sono abituati a utilizzare questa tipica tecnica di esecuzione. A questo punto, se ci sentiamo più comodi a ballare con il 2 in avanti, facciamo questa transizione, ovvero marchiamo due volte lo stesso piede, destro calcio, destro impulso. Questa transizione si può fare in tantissimi altri modi, però insomma è importante capire che questo qui è uno stratagemma tipico, anche se devo dire altrettanto onestamente che ad esempio il Papito non faceva questa grande differenza a ballare con il 2 in avanti o con il 2 dietro, perché loro fondamentalmente ballano sulla ritmica e quindi per loro i numeri non esistono. Ma siccome noi italiani occidentali in genere ci piacciono i numeri, ecco che alla fine bisogna anche cercare di spiegare questa problematica. Quindi questo avion con brinco con transizione sarà così: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, pa, e torno sul 2. Come vedete questo calcio, pa, deve essere proprio in sospensione, quindi non è una cosa che butto. La bellezza è questo stop che io faccio per poi rimarcare il 6. Lo rifaccio, cucù, pa, tutu, cucù, pa, cucù, abbiamo un brinco, pa, tutu, pa. Cucù, pac, tutu, cucù, pac, cucù, pac, tutu, cucù, pac. Perfetto, adesso facciamo subito l'avion complicato. È abbastanza complicato questo avion, non a caso si chiama così. Perché?
A questo punto, nel marcare il 6 in avanti, non faccio la transition, ma farò un piccolo crusado regressivo, ovvero 6, 7, 8. A questo punto marco ogni due tempi 1, 2, 3, 4. Quindi in pratica, dopo che ho fatto il mio avion, marco il 6, però faccio 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Quindi, come vedete, mentre qui faccio 3 passi su ogni tempo, qui invece faccio per ogni due tempi un passo. Pa, pa. A questo punto carico il peso in avanti e faccio un parallelo avanti incrociato indietro. Vado avanti col destro, faccio pa, pa, pa. Quindi questo è un passo complicato perché tutte le volte dobbiamo riportare il peso in avanti. Lo rifaccio dall'inizio, con calma. Basico, avion con brinco, pa, poi 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6. Vedete? Ho caricato sul 6. Qui vado in rotazione e a questo punto posso fare questo passo qui. Pam, pam! Ovvero vado avanti sul 2, 3, battendo le mani. Scivolo indietro, carico ed esco con una bella media caída con la classica carissima di Papito. Ok? Lo rifaccio. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Avion complicato. 6, 7, 8. 2, 3, 4. 6, 7, 8. 2, 3, 4. 6, 7, 8. 2, 3, 4. 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Vedete, è un bel passo, insomma, complicato, perché chiaramente, non a caso, si chiama avion con brinco complicato. Rifacciamo. Cucum, pac, cucum, pac, cucum, pac, via, pa. E 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 2, 6, pam, pam, cucum, pam. Ok, adesso lo faccio con le mani. Ok, cominciamo prima avion con brinco con transizione. Via. Yeah.